Ragazzi miei, eccoci puntuali come sempre, mercoledì salotto, sigla. Oggi mi sono interrogata su una cosa che secondo me ci dovrebbe alquanto preoccupare. Vi siete mai chiesti come sarà l'approccio tra due persone che si piacciono dopo il Covid? Non è che prima brillavamo di intraprendenza, perché con l'arrivo dei social devo dire che tutti quanti io faccio, dico poi da vicino. Quello che mi sono chiesta io e che ho chiesto anche a voi qui su Instagram, quindi andate sempre a seguirmi, non è che oltre la paura del rifiuto si aggiungerà anche la paura del coronavirus, che non possiamo avvicinarci neanche dopo? Per fortuna la situazione sta migliorando, però non è che dopo saremo un po' restii con persone che non conosciamo, non sappiamo le loro abitudini, avremo sempre quella paura, aspetta, ma tu non è che hai fatto, hai detto? Single per sempre? Rassegniamoci, sarà così. L'agendina sta qua, vai con la prima! Come sempre su Instagram, perché stammo inguaiate. Quello che la ragazza cercava di dirci è che già era difficoltosa prima la situazione, perché non avevano coraggio molto spesso, sia i ragazzi che le ragazze. Quanto vorrei che fossimo durante l'epoca dell'amica geniale, perché c'erano gli uomini veri. Qua devo dire che ti appoggio in tutto e per tutto. Complicato, per esempio, per me il contatto fisico, l'odore sono fondamentali per conoscersi. Avete mai sentito parlare di feromoni? Perché molto spesso l'attrazione tra due persone è tutto un fatto di odori, di chimica. E mi è capitato certe volte essere molto interessata ad un profumo di una persona che passa. E non so neanche magari di chi è, però mi ha catturato in qualche modo, quindi l'odore della pelle vi deve stuzzicare. Si spremeranno limoni solo con il premi agrumi. Un consiglio che posso dare a questo punto è vestiamoci tutti di giallo, almeno per ricordare un attimo il colore. E come piace a me, chiuderei proprio con la risposta, quella lì che dà un minimo di speranza, che ci fa convincere quantomeno che non tutto è perduto. Secondo me no, il rimorchio è un atto irrazionale. Viva le persone istintive, viva le persone che si fanno prendere dalla passione da quel momento, perché quando potremo realmente fare tutto, facciamoci trascinare dal buon senso, ma anche dall'irrazionalità. Fatemi sapere nei commenti con quale risposta vi siete trovati più d'accordo, meno d'accordo, se avete altre soluzioni a questo mio dilemma, perché dobbiamo vivere giorno per giorno, ragazzi. Come dice Rossella Ohara, domani è un altro giorno. Quante volte ho detto giorno? C'è qualcuno che mi ha chiesto: ma che mascara usi? È bellissimo, ve lo dico, ve lo svelo proprio qua su YouTube. È il mascara di Clio Makeup Dark Love. Ragazze, una bomba. Spero che questo video vi abbia intrattenuto in qualche modo, che vi abbia fatto compagnia come voi fate con me. Grazie sempre per ascoltarmi, non so come fate, non mi stancherò mai di dirvelo. Mua! Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Al prossimo video, ciao!